Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Fine primo tempo tra Longobarda, amico Marchetti, in vantaggio per 4-0. Andiamo da Longobarda. Ciao, cognome? Scarpa, allora questo primo tempo cosa sta succedendo? Tragico, la squadra non gira. Non ci conosciamo, non ci sono gli schemi. Il mister ha preparato male la partita. Vabbè, comunque hai detto la prima partita tutti insieme, quindi comunque sono ancora dei meccanismi da rodare. Secondo tempo cosa si deve assolutamente cambiare? La mentalità. Va bene, in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Da Longobarda. Scusa. Ciao, cognome? Gaeta. Gaeta, allora un grandissimo primo tempo, un grandissimo esordio. Cosa mi dici? Ci aspettavamo di stare un po' più sulle gambe, invece abbiamo reagito bene alla prima di all'esordio. Quindi nel secondo tempo continuare ad attaccare facendo altri gol oppure mantenersi? No, sempre curvo. Vediamo cosa da dire. Barcellona. Cognome? Lo maestro. Allora? Grandissimo match, grandissimi da davanti. Concreti. Ma soprattutto a centrocampo in difesa, che non avete legato nemmeno un tiro a porta. Quindi se continuiamo così siamo sulla buona strada. Va bene, in bocca al lupo. Buonasera signori, ecco a voi intervista agli MVP dell'incontro, ricordiamolo, Longobarda di Giovanni Maglietta contro il market amico di Paolo Curcio. Tra l'altro vediamo dalla medaglietta MVP dell'incontro. Punteggio terminato 6-1 per il market amico. Giovanni Maglietta, number one della Longobarda, un esordio che non è andato, diciamo, nel migliore dei modi. Avete perso 6-1. Cosa è mancato nella squadra oggi? Allora, inizialmente diciamo che siamo tutti ragazzi nuovi, cioè non ci conosciamo calcisticamente, tranne qualcuno della vecchia Macedonia. Sì. Abbiamo cercato di limitare i danni, abbiamo giocato contro una squadra secondo me una delle più preparate del torneo. Per quello che ho visto in campo, siamo molto organizzati, soprattutto in difensiva e soprattutto in attacco, facendo giocare molto bene alle fasce. Diciamo che noi abbiamo un pochettino emulato sia nel nome che il risultato la Longobarda di Oronzo Cana. Speriamo di non arrivare tra le ultime due, di salvarci, diciamo, facciamo così. Vabbè dai, sicuramente andete in Brasile a comprare qualche giocatore. Ah, una piccola cosa, sì? Siamo in cerca di un presidente, della Longobarda. Chi vuole mi capisce. Vabbè. Giovanni, vuoi salutare qualcuno? A tutti i ragazzi della squadra e come sempre il mio piccolo Gabriele. Vabbè, ciao Gabriele. Però vogliamo intanto il gemellaggio, perché quando non volevamo scegliere Longobarda, siete voi. Però allora grazie. Siamo fan entrambi. Grazie. Senti Giovanni, grazie. Adesso passiamo un po' la parola a Paolo Curcio. Paolo, questo market amico ha dimostrato, ha esternato a tutti noi del pubblico un grande calcio in questo campionato. Che sì, vabbè, è la prima giornata, è ancora presto trarre delle conclusioni. Dove volete arrivare? Quali sono le vostre ambizioni? Ma prima di tutto dobbiamo un attimo conoscere il resto del torneo per capire dove possiamo arrivare. Però per ora abbiamo espresso una buona partita, soprattutto a livello di fiato. Poi dopo si vedrà il gioco e le geometrie. Riepiloghiamo un po' le tue caratteristiche. Sei un difensore centrale. Stasera ci è scappato anche il gol, però. Ha anche fatto un bellissimo gol, diciamolo, che potete anche vedere nel video partita, perché oggi una delle grandi novità dei tornei Super Eleven è che riprendiamo gli highlights di tutti i gol. Paolo, c'è qualche dedica che vorresti fare in questo come momento? Come nello scorso torneo calcio 5, sempre la mia ragazza. Okay. Il nome lo vogliamo dire? Roberta. Salutiamo Roberta, salutiamo anche Paolo per il tuo bellissimo fisico, il tuo bellissimo, vabbè, ti risparmio questi confetti estetici. Salutiamo tutti i ragazzi che ci stanno guardando, complimenti Market Amico, un saluto da Max.